Ciao Jessica. Ciao, ciao Enrico. Come stai? Grazie, grazie mille per avermi invitato. Io sto bene, grazie Io benissimo, benissimo, grazie. Grazie a te per aver accettato l'invito e per aver traslocato per una sera sul mio canale YouTube. a te. Infatti è la prima volta e ti devo dire che sono anche un po' emozionata. Addirittura, ok. Beh, ma sai Sì, un che pochino sì, un pochino sì. qua l'atmosfera è rilassata, siamo tutti sbracati. Guarda, tu sei super in tiro stasera, io sono col maglioncino qua, proprio. Manca solo che mi metto sul divano, ecco. No, mi sono fatta bella proprio perché è la prima volta che vengo intervistata per questa cosa, quindi grazie per avermi dato questa possibilità, È davvero. un grande onore per me. Beh, io smetto di parlare perché la storia alla quale gli spettatori sono interessati non è la mia, è la tua. E dunque direi, iniziamo. Vuoi raccontarci intanto, vuoi dirci chi sei, cosa fai, qualsiasi cosa ti va di raccontare di te stessa. Certo, allora dunque io sono, vabbè, come hai già introdotto tu, sono Jessica Resseghini e sono un'attrice. Tu hai detto giovane, quindi grazie. Beh, ci Grazie mille per avermi dato della mancherebbe. giovane. No, perché sai, nel mondo dello spettacolo quando sei giovane hai tipo 16 anni, 20 anni, però vabbè, va bene, dai, fa niente, i miei 36 anni vanno bene Beh, così. rispetto a me, è sempre tutto relativo, rispetto a me sei giovane. Dai, allora siamo giovani tutte e Ok. due. Dunque, io ho sempre fatto l'attrice, ho fatto tantissimo teatro, qualcosa nel cinema indipendente, un bel po' di cortometraggi e diciamo che il mondo appunto delle camere, telecamere di YouTube già mi interessava, mi piaceva molto. A un certo punto, il 14 febbraio del 2018, durante un'autopalpazione, io sono sempre stata molto molto attenta in queste cose perché in famiglia abbiamo avuto tantissime storie che riguardavano il cancro, non solo il cancro al seno, ma proprio un tot di tipi di cancro, purtroppo, e ho sempre avuto nella testa l'idea di essere portata a sviluppare qualcosa di questo tipo e probabilmente appunto avevo ragione. Quindi per me l'autopalpazione era una cosa da fare ogni 20 giorni, nella testa ce l'avevo così, dai 15-20 giorni me la facevo praticamente sempre. Nel 2018 ho avuto un periodo decisamente stressante, quindi credo di averla saltata almeno una volta e per me ti assicuro era tantissimo, cioè io per come ero precisa su quella roba lì per me era tantissimo. Mi ritrovo appunto a farla dopo averne saltata una e sento il mio famoso chicco di caffè. Chi mi segue sul mio canale di YouTube sa benissimo che parlo di quel chicchetto duro, durissimo, come un sasso che mi sono sentita proprio nel seno sinistro. Ti devo dire che è stato una. Non è stata una via di mezzo tra una doccia fredda e una scossa che ti percorre tutto il corpo, dai piedi fino alla testa, cioè mi verrebbe voglia di dirti che la sensazione era come se mi si fossero alzati i capelli, per darti idea, perché io in quel momento che l'ho toccato ho subito, immediatamente capito che di avere il cancro, ma lo sapevo, cioè ero assolutamente certa. Va bene, da lì sono partite ovviamente un tot di esami. Sono andata in un ospedale da una senologa che mi ha visto per 2 volte e mi ha appellato, signorina ansiosetta, perché secondo lei non era nulla e che ci saremmo dovute rivedere tra 6 mesi e un anno. Anzi, per lei era un anno, però visto che io ero un po' ansiosetta, mi aveva detto 6 mesi. Grazie, dottoressa, va bene, perfetto. Non mi sono fidata, sono andata a fare un'ecografia da un'altra parte. Il dottore che mi ha visto mi ha detto: no, Jessica, vai tranquilla, non ti preoccupare, secondo me proprio non c'è niente. Ci rivediamo magari tra 2 mesi, 3 mesi, vediamo un pochino, però senti, se in questa settimana ti cambia qualcosa, facciamo un esame citologico. Senti, come te lo devo dire? Io ero comunque agitata, non ero tranquilla, sentivo che c'era qualcosa che non andava. Per fortuna, mio marito gioca a calcio con un oncologo, che non è un senologo, ma un oncologo, e gli ha parlato di questa cosa. Al che lui gli ha detto: beh, ma scusa, visto che vai a farti vedere in una breast unit, io non sapevo neanche che cosa fosse, ti devo dire la verità. Ed è quello che io in realtà dico sempre: andate a farvi vedere nei posti giusti,
L'errore che ho fatto io è che probabilmente non sono andata a farmi vedere nel posto giusto. Se avete qualcosa che volete approfondire al seno, andate in una breast unit. Se volete approfondire qualcosa al colon, probabilmente dovete andare da un'altra parte. Cioè, c'è sempre il posto giusto per il problema. Vabbè, morale della favola, sono andata a fare un'altra ecografia direttamente in questa breast unit che è lo IEO di Milano. Il dottore mi ha detto che c'era qualcosa, ovviamente, ma me l'ha fatto capire, non me l'ha detto. È stato molto, molto gentile in realtà. Mi ha detto soltanto: signora, sai io quante persone vedo che passano qui che hanno purtroppo il tumore? E io, beh, quante? Mi fa la maggior parte delle persone che vengono in questa breast unit. Quindi non si preoccupi, adesso faremo tutto il possibile per guarire. Da lì mi ha prescritto una mammografia. Dalla mammografia già si vedeva appunto che il problema era proprio quello. Allora siamo dovuti andare un pochino più a fondo e ho fatto un ago aspirato, che è praticamente l'esame citologico. E da qui vorrei allora partire con la prima foto. Guarda, posso farti una o due domande? Perché mentre parlavi mi son venute, cioè mi ci sono ritrovato in queste cose, quindi con la foto partiamo fra un attimo, ma se mi permetti, volevo chiederti, no? Perché anche a me è successa un po' la stessa cosa. Avevo dei fortissimi crampi, vado dal mio medico e mi dice: ma no, è solo stress. Cioè, questo voler minimizzare, cioè, è anche giusto. Dipende dal tipo di paziente, cioè ci sono pazienti che magari vanno troppo spesso dal medico. Quello che per me è importante è che per chi ci vede, sappia che il corpo è nostro, sappiamo noi se i segnali che il nostro corpo ci dà sono strani. Dunque, anche se un medico dice no, no, non è niente, oppure anche il gastroenterologo, quando io ho fatto la mia colonoscopia prima di farla, mi ha detto: si figuri, vedrà, è solo stress, sicuramente non c'è niente. E invece poi c'era qualcosa, un po' come nel tuo caso. Quindi, se sentite che c'è qualcosa che non va, insistete, ecco, Esatto, perché poi il esatto. tumore, se ce l'avete voi o qualsiasi altra condizione, non il medico che magari vi passa via così come se niente fosse. Concordo, infatti io dico sempre che dobbiamo conoscerci tanto, conoscerci a fondo, dobbiamo ascoltarci, perché il nostro corpo ci manda dei segnali, segnali che noi dobbiamo essere in grado di decifrare per capire che cosa abbiamo. Io non ho mai avuto dubbi di avere il cancro, Sì. manco quando mi hanno detto che non era niente. E poi, allora, poi magari anche avresti potuto sbagliarti, però è giusto andare fino in fondo, cioè è giusto fare tutti gli esami Assolutamente che sì, ti diano la assolutamente sì. prova se hai torto o ragione. Poi Vero. mi interessava l'ago aspirato, visto che ne ho sentito parlare diverse volte, potresti dirci di cosa si tratta per chi magari ci guarderà in futuro e si deve apprestare a fare questo intervento, chiamiamolo, se è doloroso, come ci si prepara, in cosa consiste? Ok, allora, io ho fatto, apro solo una piccola parentesi, ho Certo. fatto praticamente nel mio canale di YouTube tutti i video di tutti gli esami Ok. pre-intervento di mastectomia. Li ho fatti tutti, tutti quanti, prima con il cellulare e poi pian pianino con una camerina un pochino più carina e ho davvero descritto dettagliatamente quello che provavo e sentivo in quel momento. Quindi per avere una descrizione più dettagliata io andrei sicuramente, scusami, rimanderei al mio canale, Perfetto, però abbiamo fatto posso. anche un ottimo teaser, così anzi ne approfitto per dire: beh, seguite me, iscrivetevi, le solite cose, ma poi andate anche sul canale che ti sei messa in tetta e seguitela e guardate tutti i video interessantissimi. Dunque, li rimandiamo ai tuoi video, così possiamo andare avanti con la tua storia, come preferisci. No, 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 assolutamente. Secondo me è importante dirlo perché l'ago aspirato è diverso dall'ago biopsia. Se ne Ok. parla, si parla di entrambi, io li ho fatti entrambi, per esempio. L'ago aspirato è un esame citologico che ti va a vedere praticamente se c'è la presenza di cellule tumorali maligne oppure no. Cioè ti dice soltanto questo, ti dice se c'è o non c'è il tumore. Io non ho sentito male, ti devo dire la verità, mi hanno fatto una piccola anestesia. Con un ago sono entrati tramite
l'ecografia fatta in estemporanea, cioè proprio fatta in quel momento, sono entrati, hanno visto il nodulino, sono entrati con l'ago e hanno prelevato un pochino di cellule. L'ago biopsia invece è tutta un'altra cosa. L'ago biopsia praticamente va a prelevare non qualche cellulina, ti va a prelevare proprio un pezzo del nodulo in questione. E viene analizzato, infatti analizzano il materiale, non analizzano più le cellule, quindi non è una roba piccola, iniziano a fare già un'analisi un pochino più approfondita, che è quello che poi faranno dopo la mastectomia, che è l'inizio di un istologico. Iniziamo a dare un nome e un cognome al cancro che abbiamo, perché i carcinomi della mammella sono tanti, di diverso tipo, come credo che anche gli altri tumori siano diversi, e quindi iniziamo a capire di che cosa stiamo parlando, luminali A, luminali B, eccetera, eccetera, e poi dopo si capisce che cosa fare. Ecco, questo qui, scusami, l'ho fatto velocemente, però mi sembrava giusto fare proprio una differenza. L'ago biopsia ti lascia anche il livido, è proprio più forte invasiva. E per fortuna sì assolutamente fa proprio male, la senti un pochino, per fortuna però che c'è l'anestesia. Ok, anche per tosta. Ok, scusa questa piccola parentesi, adesso volentieri passiamo alla prima foto. Sì, dai, ok, eccola qua, la vediamo. Allora, questa foto, mi ricordo, no, non si possono dire le parolacce, però mi ricordo che su Instagram ho scritto il primo di una serie di giorni DM. Vabbè, insomma, dai. È stato proprio così, non riuscivo, io che sono sempre abbastanza solare, riesco sempre a farmi passare tutto, a essere tranquilla, serena, eccetera, eccetera, quei giorni lì erano devastanti. Io quel giorno ho ricevuto praticamente il risultato del citologico, quindi mi hanno detto che avevo il cancro, che avevo ragione fondamentalmente, mi hanno detto che in tutto questo avevo ragione. Che per quanto ero contenta da una parte, che allora ero riuscita ad ascoltarmi bene, dall'altra dicevo, porca miseria, e adesso mi sono ritrovata a non saperne niente. Pensa che ero convintissima di sapere che cosa fare, dove andare, che esami fare, perché sai, un pochino ne senti, le corse, il rosa, cioè non è proprio così non chiaro. E invece è assolutamente oscuro se finché non ci entri. Non c'è proprio niente da fare. E vabbè, e quindi questa è stata la prima foto che ho fatto dopo aver saputo di avere il cancro, e devo dire che non ero per niente contenta. E la mia reazione, ti devo dire che è stata, appena l'ho saputo, mi sono fatta un pianto di un'ora e mezzo, due, ininterrotto, senza respirare. Dopodiché ho detto, ok, no, non è così che deve andare, non è così che voglio che vada, non posso reagire così, non posso vivermela così. Al che ho deciso di muovermi in un'altra maniera. I miei esami pre-intervento di mastectomia intanto continuavano ad andare avanti e me li avevano già programmati praticamente quasi tutti, e niente, ho deciso di aprire allora il canale di YouTube. Okay, quindi andiamo praticamente all'altra foto. Alla seconda foto. Scusa, sì. Non te l'ho detto. Sì, no, beh, la vediamo. Sì. Sono andata, cioè, non sapevo come fare, ti devo dire la verità, quindi sono stata aiutata tantissimo da un mio amico regista che si chiama Fabrizio Maddalena, che quando gliene ho parlato ha iniziato a dirmi, sì, tu inizi a fare, vedrai che riuscirai, mi ha dato tutti i consigli possibili immaginabili, contando che io avevo appunto un cellulare e montavo il video sul cellulare. È una roba pazzesca. Non sono andata subito online. Io mi sono iscritta a tipo marzo e ho aspettato ad andare online con il mio canale, perché, e qui un po' ti farò venire forse un po' i brividi, perché avevo deciso, mi avevano chiamato per partecipare a una pubblicità della Lilt.
una pubblicità della Lilt di Biella. Non te l'avevo detto, penso che ti faccio una carambata. Ho partecipato a questa pubblicità con il dubbio di avere qualcosa. E mi avevano chiesto se volevo prendere parte a questa cosa e avevo detto subito di sì, perché comunque con tutte appunto le storie che avevo avuto in casa mi sembrava giustissimo farlo. Ho fatto lo spot doveva uscire, io ho ricevuto il mio citologico, li ho chiamati e gli ho detto guardate che io ce l'ho per davvero. C'è stato un attimo di smarrimento, non sapevano bene che cosa fare e io ho detto se volete, siccome io vorrei aprire un canale, potete mettere anche il mio nome, perché ci sarebbe stato un nome fittizio, no? Certo. Essendo una pubblicità. E invece allora loro hanno seguito questo mio consiglio e se andate sulla pagina YouTube della Lilt di Biella, che è una piccola Lilt che però funziona secondo me abbastanza bene, trovate il mio video dove c'è scritto Jessica ha un tumore e non lo sa, e nella mia testa dicevo no, lo so, scusate, io poi sono un po' così, sono un po' scema, però diciamo che quando l'ho detto molte persone gli sono venuti un po' i brividi, ecco, con questa cosa qui. Ma non sono potuta quindi uscire con il mio canale proprio per questa cosa, perché loro mi hanno chiesto di aspettare l'uscita dello spot e quindi io sono uscita con il mio canale, mi sono iscritta a marzo, ma ho iniziato a far vedere i video verso aprile, credo metà aprile, con una rincorsa perché poi io avevo l'intervento prenotato per maggio, per il 16 di maggio del 2018. Okay. E con questo volevo, questo è importantissimo, certo. Volevo dire a tutte le donne che si sentono abbandonate quando hanno una diagnosi di cancro, che stanno aspettando l'intervento, io me lo sono sentito il 14 di febbraio, mi hanno dato la conferma il 16 di marzo e sono stata operata il 16 di maggio. Quindi ci sono proprio delle tempistiche tecniche, soprattutto se vai in ospedali come lo IEO, che sono davvero pieni, ci sono proprio delle tempistiche tecniche, quindi non sentitevi abbandonate, fatelo notare se volete che la cosa venga accelerata, certo sicuramente, però state tranquille, cioè se passa un mese, due mesi, vuol dire che possono passare questi mesi, perché comunque vi hanno già fatto un primo istologico. Niente, volevo soltanto dire questo, che secondo me era importantissimo, perché io in quel momento mi sono sentita male, volevo l'intervento immediatamente. Sì, secondo me è anche giusto poi trovare un oncologo che sia anche bravo, empatico, sia bravo a parlare al paziente. Cioè, noi come pazienti diamo la competenza medica, tecnica, per scontata, anche se, come al solito, come tutte le professioni, ci sono dei medici bravi e medici meno bravi. Però, dando per scontata quella competenza lì, avere qualcuno, farsi curare da qualcuno che ti ascolta e che conosce, sa quali sono, possono essere le tue preoccupazioni, è fondamentale. Dunque, sentirsi, se uno si sente abbandonato, è giusto che chiami l'oncologo, che torni dall'oncologo, dica, certo. e poi trovare una soluzione per quello. Poi dipende anche dal tipo del tumore, perché anche per il tumore al seno ci sono dei casi in cui non si procede subito all'intervento, ma magari bisogna fare della chemioterapia prima. Cioè, ogni tumore è un po' diverso, uno stadio un po' diverso, dunque fatevi consigliare dall'oncologo e fatevi dare un piano, perlomeno. Cioè, che almeno sapete, non è grave, posso aspettare due mesi, fra due mesi farò l'intervento, vi mettete il cuore in pace, oppure no, la chemio dobbiamo iniziarla subito, dunque se non vi chiamano dopo una settimana, magari vale la pena fare un colpo di telefono. Decisamente, sì, assolutamente. Ok, volevo chiederti, che ti sei messa in tetta? È venuta a te questa idea? Da dove l'hai pescata? Perché il nome è veramente carino. Allora, in realtà ero lì che stavo pensando appunto di fare questo canale e non tutti in casa erano convinti di questa cosa. Io però ho detto, eppure io ho guardato in giro, non c'è niente di informazioni, non c'è nessuno che mi possa dare delle informazioni come le vorrei io, chiare, veloci e semplici, e vorrei farlo punto. Però a un certo punto mi sono detta, ma Jessica, no, ma aspetta, ma che...
Ma cosa stai facendo? Ma che cosa ti sei messo in testa? Ma perché? Ma cosa? In testa? Ma no, ma me lo sono messo in testa. Basta, è da lì è venuto che ti sei messo in testa. Cioè, mi sono fatta questo soliloquio nella testa. E lì mi è venuto un po' l'idea. Mi è Bello, sembrata carina e allora molto, ho deciso di tenerla. Certo, a livello molto. di SEO non è il massimo, però va bene così, mi piace, ormai io sono quella di che ti sei messa in testa. Perfetto. Senti, nella chat c'è Maurizio che chiedeva: scusate, quale cadenza dovrebbe avere un eventuale check-up per monitorare il proprio corpo? Beh, intanto ci tengo a dire che siamo, cioè né io né Jessica siamo medici, quindi questa è una domanda magari più specifica da fare a un medico. Nel caso del seno, l'autopalpazione, tu dicevi ogni quanto la facevi e Io cosa la dicono le linee facevo. guida, a che età bisognerebbe iniziare a farla, magari poi quanto Allora, spesso? io la facevo ogni 15-20 giorni. So che un senologo qualsiasi può dire ogni mese, una volta al mese, che ci può stare. L'importante è sapere come farla. Quindi, se non sapete come farla, andate da un senologo oppure anche da un'ostetrica. A volte anche le ostetriche sono molto brave in queste cose qui. E vi fanno vedere come la fanno loro e come dovete farla voi. Dovete essere tranquille, dovete guardarvi, quando dicevo prima conoscere il proprio corpo, cioè dobbiamo metterci davanti allo specchio nude e davvero capire come sono i nostri seni, come sono le braccia, se io tiro sulle braccia, su in alto, come. Aspetta che questa poi mi fa male, sono furba io prendo, faccio, ma non posso. Alzare le braccia se i seni si muovono nella stessa maniera, se uno sale e l'altro no, se c'è della pelle che tira, se la pelle è a buccia d'arancia, se ci sono delle rientranze, se il capezzolo ha delle secrezioni ematiche o comunque delle secrezioni in generale e non si sta allattando, io direi che quindi sono cose che bisogna assolutamente sapere. Quindi, però, parlando di check-up, in realtà posso dire quello che faccio io di check-up, passatemi il termine, che sono i miei controlli di follow-up, i controlli annuali post-mastectomia, che sono una serie di esami, alcuni un pochino più antipatici, altri invece no, che praticamente mi monitorano. Quelli più importanti ovviamente sono, per quanto riguarda il cancro al seno, l'ecografia mammaria e la mammografia. Però questo, la mammografia la fanno o se si è avuto il cancro, oppure se si superano i 40 anni, non la fanno in genere prima, cioè non è proprio neanche negli screening in realtà. Tu a che età hai iniziato con l'autopalpazione? Cosa? A che età hai iniziato a fare l'autopalpazione? Guarda, da che è morto mio padre, che dal 2011 ho iniziato a farla in maniera accurata, accurata. Sono andata da un senologo e gli ho detto, ok, come devo fare, cosa devo fare, cosa devo guardare, e mi ha dato, è una cosa che io in realtà vorrei che avessero tutti, mi aveva dato una pallina con dentro degli altri materiali di varie consistenze. Me le ha fatte toccare tutte e io da lì ho capito quale era la cosa a cui dovevo stare attenta e quale no. Cioè, proprio mi ha detto, Interessante. quelli che senti duri, quelli che senti un po' con i bordi strani, quelli che sono molto. Cioè, mi ha dato questa cosa qui che io poi non ho più ritrovato da nessuna parte. L'ho trovata da una senologa del Regina Elena, credo, di Milano. E credo che dovrebbe essere invece dappertutto, dovrebbero darla probabilmente nei licei. È davvero troppo importante avere al tatto l'idea di che cosa noi dobbiamo andare a cercare. È importantissimo. È importantissimo. E basta, no, non basta. Scusa, con i miei controlli di follow-up sono un po' tanti, perdonami. Devo fare la risonanza a distanza di 6 mesi da eco e mammo e poi tutto quello che comporta la terapia ormonale che sto facendo, quindi fare una MOC, andare a vedere quindi come sono messe le ossa. L'altro giorno ho fatto una visita fisiatrica, venerdì avrò la visita dall'oculista perché mi si è abbassata la vista. Andiamo sempre da Quello bene. sono i 36 anni, però non c'entra il. Non mi azzardare che io ho 10 decimi. Una C'avevo 10 decimi volta. una volta.
Preferisco diventata mezza ciecata. Vabbè, no, dai, se io poi, Enrico, tu mi devi fermare perché chiacchiero un po' Sì, no, tanto, no, se no va poi benissimo. chiacchieriamo. Allora, aspetta, c'è Ida che ci fa una domanda in direttissima. A volte quando ci si autopalpa si sente di tutto e non è così semplice capire. Può capitare di spaventarsi. Certo. Però è Ma meglio appunto, spaventarsi per se niente, hai il andarsi a fare dubbio. controllare magari che non spaventarsi e poi avere una sorpresa. Concordo. Concordo assolutamente. Se si ha il dubbio, bisogna andare a farsi vedere. Se non si ha il dubbio, comunque si fanno gli screening, quelli normali. Cioè, un'ecografia al seno ce la possiamo fare all'anno, ragazze? Non fa male l'ecografia. Andate. È come quando si va a fare la visita ginecologica: si fa l'ecografia. C'è chi so che alcune non fanno il pap test, però si fa anche il pap test, si fa l'eco transvaginale e questi sono i controlli. Uguale possiamo fare per il seno: andiamo da un senologo, ci fa un'autopalpazione e poi magari, se è necessario, facciamo anche un'ecografia. Davvero non fa niente l'ecografia, non sono raggi X, non vanno a rovinare i tessuti né niente. Quindi fatelo, fatelo, fatelo assolutamente. Bene, dunque siamo a marzo-aprile, lanci il tuo blog e poi ti operi. Cosa succede fra Esatto. aprile e l'operazione? Come procede la tua storia? Allora, poi c'è l'altra foto, Sì, ovviamente. quella ti vediamo all'ospedale. Quella dove sono all'ospedale. Quella foto, credo che me l'abbia fatta mio marito dopo che mi ha fatto una coda inguardabile. Se guardate, c'è una coda inguardabile praticamente. No, in realtà mi ha tirato sui capelli perché io, avendo i capelli sempre molto lunghi, non li ho mai tenuti sciolti, quindi mi ha fatto questa coda fantastica. Io ero uscita dalla sala operatoria da forse 2 ore. E allora gli ho detto: dai, fammi la foto, che tanto adesso devo fare il video, poi lo devo montare, poi magari crollavo. Così svenuta, poi mi riprendevo. Dai, fammi, che devo fare, devo disfare. E niente, quello comunque è stato un giorno davvero importante per me, perché, tornando un attimo seri, in realtà da che ho sentito quel chicco di caffè, non vedevo l'ora di toglierlo. Avevo proprio il rigetto, sai che proprio stavo male. Volevo toglierlo, me lo volevo togliere a tutti i costi. Quando mi hanno paventato la possibilità di fare una quadrantectomia, io ho detto subito di no. Ho detto no, Quadrantectomia, lascio dunque una tutto. rimozione parziale del seno. Tu hai Esatto. detto no, tirati Vai a via rimuovere. tutto. Esatto. Vai a rimuovere solo la parte malata, che comunque è quello che c'è intorno o che si pensa che possa essere intaccato. Invece io no, volevo togliere tutto, a parte che poi è venuto fuori che il mio era multicentrico, perché quando uno è fortunato e lo prendi bene. E quindi appena mi ha detto che poi era mastectomia, ho detto: oh, meno male, perché era proprio quello che volevo. Mi sento più sicura, mi sento più tranquilla. E anche in quel momento il pensiero di poter asportare qualsiasi cosa, nonostante. Questa è una cosa che magari molte non capiscono. Una mastectomia è una mutilazione. Molti dicono: vabbè, ma dai, ma ti sei rifatta il seno, ma dai, guarda che belle tette che hai. Scusate, però anche no, perché non era quello che volevo, non era quello che avevo preventivato nella mia vita. E queste qui sono poi le varie frasi che vengono fuori dalle persone quando hai fatto il cancro al seno, oltre al fatto che per molte persone il cancro al seno non è un cancro importante. E io su questa cosa mi sto un po' battendo anche, perché reputano che sia, siccome ha una percentuale di sopravvivenza nei 5 anni mediamente alta, se scoperto in tempo, si pensa che il cancro al seno non sia niente. Che una mastectomia non sia niente, ti sei rifatta le tette. No, non è così. Il cancro al seno è un cancro esattamente come tutti gli altri. Non mi sono rifatta le tette, sono mutilata. Ho una protesi che è fredda, gelata. E questa cosa che, scusami, sono ritornata seria un attimo, proprio perché queste cose qui, secondo me, sono decisamente importanti. La gente non se ne rende conto.
chi non lo sa non si rende conto di quanto sia pesante a livello fisico e psicologico questo tipo di cancro, come il cancro in generale, cioè il cancro è pesante, psicologicamente tu lo sai, ma ti ammazza, cioè devi continuare a lottare continuamente con te stesso, con la voglia di reagire, con la paura. E questa cosa succede anche con il cancro al seno, nonostante sia non visto come uno dei cancri più importanti, e invece è sbagliato, perché la maggior parte è cosa che avevo fatto una ricerca, e proprio come percentuale è quello che capita di più in assoluto. In assoluto, questo non vuol dire che sia il più semplice da curare o quello che vale meno. Quindi niente, scusa. No, no, assolutamente, sono parole importanti e giuste quelle che dici. Mi interessava sapere qual è stato l'impatto psicologico su di te e come hai Ok. cercato di uscirne o insomma reagire a questo impatto. Hai cercato Guarda, aiuto in adesso che... qualcuno, te la sei tenuta per te, i social, magari la tua condivisione ti ha aiutato a buttare fuori. E a superare questo impatto Allora, sia sì, durante la sia assolutamente nella diagnosi sia anche poi dopo l'operazione. sì. Assolutamente sì, devo dire che il mio canale, più che i social, perché i social li ho aperti dopo, il mio canale mi ha aiutato tanto, soprattutto perché subito all'inizio ho fatto capire che non cercavo commiserazione, non la cercavo, non l'ho mai cercata e non la cercherò mai. Volevo però far passare l'idea che io sto vivendo questo, te lo racconto, il raccontarlo fa bene a me, ma farà bene anche a te se per sfortuna ti troverai in questa situazione. Quindi in realtà sì, mi ha aiutato tanto pensarla così. Io comunque mi sono sempre sfogata, non ho mai tenuto né le cose negative, cioè le cose negative se dovevo dirle le dicevo, se stavo male lo dicevo, se piangevo lo dicevo. Certo, non ho fatto il video diario, però mi sembrava giusto dire esattamente tutto quello che sentivo. Anche perché l'impatto psicologico, tornando proprio alla tua domanda, è stato forte. È stato forte perché avevo un bambino che aveva appena fatto, che aveva 2 anni e mezzo, che non sapevo come gestirla, che stavamo cercando un altro bambino, volevamo dare il fratellino, la sorellina Roberto. Ero dentro un lavoro che, mamma mia, mi stressava, non mi piaceva, quindi anche quello non è che mi ha aiutato tantissimo, quindi ero molto, molto stressata, molto stressata. Però sì, mi ha aiutato davvero tanto, mi ha aiutato davvero tanto aprire i miei canali, perché psicologicamente questa cosa qui ti butta giù. Nonostante io abbia un carattere molto forte, credo che questa cosa traspaia, e sia circondata da persone che comunque mi sostengono molto, molto, davvero tanto. E, mamma mia, aspetta, ho per sbaglio letto un commento nella chat e mi è venuto un attimo. Vediamo se è lo stesso che penso. Qual Mi è è il venuto un attimo commento? il magone. C'è la Cesarina che ha Sì. scritto che come parlo le ricordo Sara. Sara è una ragazza. Mi viene da piangere. Sara è una ragazza che purtroppo non c'è più, che è sparita durante il lockdown, ha fatto questa sua battaglia contro la malattia, è stata molto lunga ed è stata una delle prime che ho conosciuto, perché mi ha scritto sul canale. Anche lei aveva un canale di YouTube, non l'aveva fatto come il mio, lei faceva tipo video diario, raccontava questa cosa. Tipo diario, e c'è ancora il suo canale, tra parentesi, il canale di Sara Meneghetti. Scusami se le faccio pubblicità, però è stata davvero una delle persone che mi è stata più vicino in assoluto. A febbraio, di quest'anno le avevo scritto, ci eravamo sentite che dovevamo vederci, perché sai che io faccio le mie interviste dell'amica di cancro. Volevo andare a trovarla perché lei stava rifacendo la chemio, perché la cosa era ripartita, e niente. Non ce l'ho fatta, quindi sono un po' giù. Capisco, ti do 10 secondi così respiri. Ah, Capisco perfettamente. Noi siamo qua a
a fare anche gli scemi ogni tanto, a buttarci lo humor così, raccontiamo le nostre storie di cancro. Beh, innanzitutto noi abbiamo avuto il cancro, incrociamo le dita che tutto vada bene in futuro. Anche dalla mia parte ho conosciuto diversa gente e durante il mio anno passato un paio di persone, anche recentemente una persona qui in Svizzera che conoscevo tramite social, non ce l'ha fatta. Quindi quando senti queste storie, pensi che potevi essere tu al loro posto, ti toccano molto. E sì, anche a me ogni volta che ci penso viene il magone, quindi niente, che ci possiamo fare? Noi continuiamo a fare interviste, a Sì, raccontare, sperando che assolutamente, queste cose poi assolutamente. servano in futuro a diminuire il numero di persone che ci lasciano a causa di questa malattia. Assolutamente sì. E tra parentesi, anche lei aveva, cioè, aveva anche un gruppo su Facebook, oltre al canale, aveva un blog, e anche lei informava tanto ed era molto brava, brava, bravissima, bravissima, cioè una persona meravigliosa. Però Ti basta perché faccio. sennò mi metto a piangere, Sì, fammi no, le domande che ci sono, dai. esatto, ti faccio un'altra domanda di Cesarina che fa un po' ridere per chi non ci è passato. Ti chiede: sei mutata? Mi sembra, cioè, mi vedo. Io ho 46 anni, quando ero piccolo c'erano i visitors, non so se qualcuno se li ricorda. C'erano queste invasioni di alieni che tiravano fuori la lingua, che sembravano un po' dei serpenti. Ecco, questo uno ti chiede: sei mutata? Ci vedo, cioè, mostraci il braccio, cioè le scaglie da rettili. Sono un X-Men, devo dirvi Esatto. la verità. Quindi No, allora, traduco per i non addetti ai lavori, cioè hai una esatto. mutazione genetica, lei dice io sì, BRCA2, tu avevi qualche mutazione e magari se Allora, sì, che implicazione ha avuto sulla tua cura senza andare troppo nei dettagli perché sennò perdiamo tutti gli spettatori. ok, allora io non so se sono mutata perché ho fatto il test genetico, quello tramite prelievo del sangue, e è risultato nullo, è risultato un ni, boh, e quindi no, in teoria non sono mutata. Proprio per questo ho ancora il seno destro e ho ancora tutta l'attrezzatura anche lì sotto nella parte dei genitali, nel senso c'è ancora tutto. Nonostante il tamoxifene mi stia un po' facendo addormentare se non atrofizzare le ovaie, però per il resto c'è ancora tutto, quindi no, non sono mutata. A quanto pare no, però lì. Hai ancora tutta l'attrezzatura, ecco, mi C'è ancora tutto, c'è ancora piace. tutto. È un po' addormentato, ma c'è ancora tutto. Cioè, ci sono due prugnette secche, sono le mie due ovaie. Grazie, tamoxifene, grazie. È stato proprio molto bello, grazie. Vabbè, andiamo avanti con la tua storia. Tu fai la tua operazione, Sì. poi c'è una domanda in chat. Jessica, hai fatto chemioterapia dopo l'intervento? No, non ho fatto chemioterapia perché il mio istologico ha confermato un tipo di cancro ormono-responsivo, ossia totalmente ormonale. Avevo il 95% di estrogeni, il 95% di progesterone, HER2 negativo e avevo un Ki 67 del 3, non mi ricordo mai se è 31 o 37%. Per chi non lo sapesse, Ki 67 è l'indice di proliferazione. Gli estrogeni e il progesterone invece sono quegli ormoni che fanno sì che un certo tipo di cancro si sviluppi nel corpo di un uomo o di una donna, perché può capitare anche all'uomo. Tra l'altro io ho fatto un'intervista all'oncologo dottor Rossi, vi metterò poi il link qua su da qualche parte, andate a vedere che vi spiega tutte queste cose se poi vi interessano. Sì, esatto. Dunque, fai la tua operazione, come procede la tua storia? La mia storia procede che, siccome sono sempre fortunata, sono una delle poche che ha avuto l'axillary rubber L'axillary web syndrome. syndrome, il cordino. Esatto, Anche il qua famoso. c'ho un video che sta per uscire sul cordino. Sono andato a riprendere una paziente fisioterapia, quindi Ah, bravo, farò un video su fantastico. come massaggiare gli esercizi per il cordino. Ti ricordi che io avevo commentato durante la tua diretta della Sì, questione? esatto. Allora, la mia questione col cordino non è andata proprio, proprio molto bene. Cioè, Ok. siccome, allora, praticamente il mio braccio non poteva salire più di così, non si poteva stendere. Perché? Perché avendomi tolto un tot di linfonodi, i vasi linfatici hanno sclerotizzato e quando sclerotizzano si rinsecchiscono. E quindi si accorciano.
ve l'ho detta brutta, ma è così fondamentalmente. Il problema è che io poi non riuscivo più a stendere neanche il braccio, e questo cordino che mi partiva dall'ascella addirittura mi arrivava fino al polso. Cioè era proprio bello tosto, perché è giusto provarle tutte. Allora sono andata a fare fisioterapia, e la mia fisioterapia è stata un pollice qua, del fisioterapista, e ha fatto spra! Secondo me tu sei stata dal meccanico, hai portato la macchina a fare il tagliando, gli ha detto: mi metto a posto il cordino, con le mani sporche di grasso. Di grasso. No, in realtà è stato fantastico, sai perché? Perché me l'ha tolto subito. Cioè, da che io stavo soffrendo, perché comunque fa male, a me faceva molto male, continuavo a soffrire, che non riuscivo a fare gli esercizi e tutto, sì, ho ripartorito, come gli avevo scritto anche durante la sua diretta, però è andata bene. E me l'ha dovuto rifare un'altra volta, perché poi doveva rompere quello da qui a qui, cioè mi ha rotto da qui a qua, e poi da qua a qua. E... bello partorire così, sì. Senza avere poi in mano. No, però almeno me l'ha risolta. Cioè, sì. Io da lì ho risolto tutto, non sono più neanche andata a fare massaggi o altri tipi di tiramenti, diciamo, strappi. C'è Marlene Booker, che è mia moglie, dall'altra stanza, che scrive in chat: Jessica è un'energia pazzesca, grande, ammiro tutte le donne che passano da questa avventura terribile. Grazie Marlene, probabilmente mi sente anche attraverso il muro, la parete. Quindi grazie. Ok, quindi cordino, insomma, ti mettono a posto. Cordino andato, inizio a camminare, perché dicono che fa bene, e quindi prendo, cammino un pochino, però dopo un po' mi rompo anche un po' le scatole, poi arriva l'estate e cerco di capire che costumi mettere, perché sai, l'espansore è una cosa, perché a me hanno inserito l'espansore prima, l'espansore è una cosa, il tuo seno è un'altra. Inoltre inizio la terapia ormonale, la cura ormonale, quindi quella con il tamoxifene e decapeptil. Io ho vinto questi due amici. Tamoxifene, che esiste da 30 anni per abbassare il livello di estrogeni, e il decapeptil per proteggere, va ad abbassare il progesterone e per proteggere appunto anche le ovaie, tutto, si usa anche durante la chemioterapia, tra parentesi. E inizio un po' a incicciottirmi. un po'. Un filo, anche perché la voglia di fare sport, di mettersi a... non lo so, non ne avevo molta, ti devo dire la verità. Oltretutto, a me, tamoxifene e decapeptil, soprattutto quando facevo il decapeptil una volta ogni 28 giorni, stavo male 3 giorni prima e 3 giorni dopo, quindi una settimana praticamente me la perdevo, ma stavo male nel senso che avevo emicrania, avevo la nausea, avevo le vertigini, non stavo per niente bene, quindi questa condizione un po' non mi è piaciuta moltissimo. Riferita anche al mio oncologo e senologo, ma mi hanno detto che erano degli effetti collaterali normali di resistere, che sarebbero diminuiti. E in effetti io, avendo fatto un video ogni mese, mi sono resa conto che in realtà sì, sono diminuiti. Certo, io adesso mi ritrovo a fare la puntura che non sto male come stavo male nel 2018, però delle rotture di scatole me ne dà, ecco, diciamo un po' così. E quindi dicevo che mi sono un po' incicciottita. Oltretutto ho deciso di rovinarmi i capelli, perché io ero convinta di dover fare la chemio, cioè ero sicurissima di dover fare la chemio, quindi ho iniziato con un ciuffo rosa in testa, dopodiché mi sono fatta bianca, grigia, bianca, ribianca, ancora grigia, nel mentre ho fatto un film e quindi dovevo essere sempre bianca, 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 perfetta, perché il film è durato un po' di tempo, quindi non potevo avere la ricrescita, eccetera eccetera, ma è della favola, i capelli mi sono rimasti in mano, quindi e nel mentre, insieme a questa cosa qui, continuavo un po' a incicciottirmi. Però andiamo avanti con le foto. Ma no, parliamo di quando... no, sto scherzando. Allora, la foto numero 4. Vedo un computer, un qualcuno col camice, non so, vedo un dottore. Ok,
Cos'è sta? Quel signore col camice è il mio dottore preferito nel mondo in assoluto, cioè il mio senologo, che io adoro e al quale credo come se fosse parola del Signore. Lui mi ha confermato quello che avevo subito, è uno dei soldi che ha fatto una palpazione più completa in assoluto, cioè è stato proprio, secondo me, bravissimo. E non ne ho mai fatte di palpazioni come le fa lui, che questa cosa fa anche un po' ridere, però nel senso sa far bene il suo lavoro, punto. Non voglio assolutamente metterlo nei casini. È stato il primo dottore che mi ha concesso un'intervista. Quindi per questo ho messo questa foto dove già iniziavo a montare a computer, dove vedi quelle cose bianche, bionde sono io, la mia spalla. Ah, sì. E lì per fortuna è venuto Fabrizio Maddalena, il regista di cui ti parlavo prima, che mi è venuto ad aiutare perché riprendere col cellulare non era così bello. Allora è venuto lui, ha portato il materiale e poi abbiamo montato insieme. È stato davvero molto, molto bello e utile perché poi mi ha insegnato un sacco di cose, come continuo a fare, tra parentesi. E Qua come fai anche scusa, tu? qua si vede la differenza fra una YouTuber con 2000 iscritti e uno YouTuber pezzente come me da 760, cioè che io filmo ancora col cellulare, mentre tu No, adesso hai vabbè, una telecamera. ma perché io ho un po' la fissa, cioè io in realtà, hai visto che l'altro giorno ti ho mandato le telecamere, perché voi non lo sapete, ma io e lui ci mandiamo le cose per capire cosa funziona, cosa non funziona, facciamo questo, facciamo quello, e quindi spero che questa cosa continui perché mi piace un sacco. E tu sei anche molto sul pezzo. Vabbè, ritornando alla questione del dottore, quindi quella è stata la mia prima intervista che ho fatto a un professionista che si è messo nei miei panni perché proprio non sapevo come fare per fare l'informazione che volevo, quindi ha proprio deciso di sostenere il mio progetto. Dopo di lui, dopo Fabio Bassi, c'è stato Giorgio Favia, che è il mio chirurgo plastico, col quale ho fatto un video, che c'era anche Fabrizio, anche lì l'ho fatto con Fabrizio. Poi ho iniziato a diventare un po' autonoma e ho intervistato Giuseppe Corigliano, che è un oncologo dello IEU di Milano. Poi ho intervistato Davide Vacirca e Elena Guerina Rocco, che sono biologo molecolare e anatomopatologo. Come parli L'ho bene. fatta, anatomopatologo, e poi ho intervistato comunque altre persone che erano un po' nel giro nell'ambito. Ho intervistato anche un tatuatore che gratuitamente del Pitbull Tattoo, si chiama Mirko Gallo, che praticamente lui dona la possibilità di riavere un capezzolo per chi purtroppo ha subito l'asportazione anche di quello. Quindi li regalano. Regalano la possibilità di tatuarsi l'areola, quindi anche quella era stata una bellissima intervista. Ho partecipato con Europa Donna anche alla giornata del 13 d'ottobre dell'anno scorso del tumore al seno metastatico con Anna De Blasi e anche lì ho fatto un po' di interviste. Vabbè, senti, non mi voglio fermare, la questione è che voglio continuare a fare interviste, voglio continuare ad avere questi signori qua nel mio computer e mettermi lì ore e ore a fare i montaggi. Bello, Quindi bello. spero che Beh, questa cosa non si fermi. condividiamo un po' la stessa passione perché anch'io e mia moglie lo sa, purtroppo ogni tanto mi chiudo qua in ufficio E e faccio ciao. interviste, poi monto i video, poi insomma è chi mi vede più, con la speranza che poi siano utili. C'era Aida che chiedeva prima ancora, quando parlavi ti è stato chiesto se dovevi fare la chemioterapia, tu invece hai detto di no, che è un tumore ormonale, e lei ha chiesto, quindi è bastato inibire gli ormoni, giusto? Cioè, concettualmente la terapia è un tumore ormonale, dunque prendi qualcosa per inibire gli ormoni in maniera tale che quel tipo di tumore non si ripresenti più o diminuire drasticamente le possibilità che si ripresenti. Bravo. Allora, la questione è che non è solo quello, in realtà ha fatto tanto anche la mastectomia. La mastectomia è la cosa primaria, quindi iniziamo ad asportare via Sì. tutto. Una volta che abbiamo asportato via tutto, che in teoria è stata fatta anche l'analisi estemporanea del capezzolo per vedere se c'erano delle cellule tumorali, io, in questo caso io il capezzolo ce l'ho perché a quanto pare non era stato intaccato, e poi hanno deciso appunto di darmi questa terapia.
per evitare le recidive. Quindi questa terapia non mi va a bloccare la possibilità di crescita di un tumore diverso. Chiaro. Mi va in teoria a bloccare la possibilità di recidiva. Recidiva che cos'è? È quando ti viene allo stesso seno. Se ti viene all'altro seno è un altro cancro. Quindi al di là del tamoxifene e del decapeptil, se me ne viene un altro, mi viene un triplo negativo o un HER2 positivo, è proprio tutta un'altra cosa. No, Boh, non tiriamoci troppa sfiga addosso, ecco. no, Diciamo no, che no, non... no, io però sono molto pragmatica, Sì, cioè sì, io sì. sono così. Questo ti va a fare questo e lo devo fare per Certo. 5 anni, sono a metà strada, sì, ho fatto 2 anni e mezzo, quindi a 38 anni forse smetto questa terapia che mi ha fatto ingrassare, l'ho già detto? L'ho già No, detto. ma non posso dire non si vede perché non so come eri prima. Comunque non... Perché sono dimagrita, Ah. grazie Enrico, grazie. No, allora, devo dire che uno degli effetti collaterali che ha preso me questa terapia ormonale è stato proprio l'aumento di peso. Ho preso da che ho iniziato la terapia 14 kg, Ma che che per sarà una che male. è certo, che per una che era prima della gravidanza 47 kg. Vabbè, ero magra, sicuramente ero troppo magra, però mangiavo comunque ai mano. Però diciamo che le articolazioni ne hanno risentito tantissimo. Ho toccato il picco nel lockdown, ho toccato davvero il picco e da lì poi ho detto basta, vado a correre. Per fortuna ho avuto mia sorella e una mia amica Paola che mi hanno tirata in mezzo in tutti i modi possibili immaginabili perché all'inizio non volevo farlo, perché mi sentivo di non riuscire a farlo. Invece adesso sì, ce la faccio. Ce la faccio, non sono sta gran, cioè, sono un corridore, però vado. Vado, funziona e in più avevo fatto anche una bella dieta che mi aveva dato la nutrizionista dello IEO. Tra l'altro parliamo di peso in nutrizionisti, c'è Alexandra Florescu che ci saluta, saluta entrambi. Alexandra è la dietista che ho intervistato settimana Sì, scorsa, quindi sì, sì. andate a rivedervi quel video in cui ci sono un sacco di informazioni utili sull'alimentazione. Sempre mia moglie Marlene chiede, ma cioè, penso vuole capire il motivo per cui sei ingrassata, ma si mangia di più oppure cambia il metabolismo? Gonfiano questi medicamenti? Cambia il Gonfiano. metabolismo e si mangia di più e si gonfia. Io sono Tutto. praticamente in menopausa farmacologica. In genere, quando le donne vanno in menopausa, qualcosina prendono, ma diventi anche un po' più golosa, un po' più, cioè ti vuoi coccolare un po' di più, però è la coccola sbagliata, perché mangiarsi una torta o robe varie non è proprio la cosa giusta. Se oltretutto andiamo a vedere che gli zuccheri, i dolci, in teoria, vabbè, con Alexandra ne avrete parlato, no, non andrebbero mangiati così tanto, soprattutto quelli raffinati, eccetera, eccetera. Quindi andiamoci piano. Io sono per sì, stiamoci attenti, però non voglio il nazismo assolutamente, cioè non voglio l'estremismo, mi sembra sbagliato sia da una parte che dall'altra. Quindi se una volta ci si vuole mangiare una fetta di torta, Alexandra non me ne volere, io me la faccio, Ma l'ha de però detto non anche faccio. lei, eh. No, infatti, no, proprio perché non ce la posso fare, se no, cioè mi sento normale se la mangio, se non la mangio mi sento normale. Però quando stavo facendo la dieta non l'ho mangiata, cioè nel senso non mi veniva perché ero così tanto dentro nella cosa che vedevo che stava funzionando che non mi è mai Sì. venuto, ecco. Lucia dice lei ha messo su 18 kg, sinceramente anch'io ho messo su, pur non facendo una terapia ormonale, ma intanto c'è stato il lockdown, che credo sia stata una mazzata per tutti a livello di peso, perché si stava a casa. Poi uno che ha fatto delle terapie, che ha passato un tot di tempo anche a non trovare la gioia nel cibo, perché magari le terapie, come nel caso della chemioterapia, ti fa andare via il gusto, cioè non ti va di mangiare. Poi uno ritrova il piacere del mangiare, del bersi anche un bicchiere di vino e di queste cose qui e si tende probabilmente un po' ad esagerare, quello che ha fatto mettere su anche a me. Ero sceso molto in chemioterapia, non dico un figurino, però insomma ero sceso bene, poi ho rimesso su i miei chili.
Adesso speriamo non ci sia un altro lockdown totale, Adesso perché stai se no. bene, però. Vabbè, ne parliamo dopo, quindi facciamo fuori onda. Dai, allora, Allora andiamo avanti. sì, andiamo avanti. Abbiamo, direi, ancora un po' di minuti, ecco, sono le 10, quindi una decina di minuti, andiamo avanti, chiudiamo la tua storia e poi vorrei alla fine lanciare un messaggio, un qualcosa che ti sta a cuore, che vorresti comunicare a chi ci vede adesso o ci vedrà poi. Ok. Quindi l'ultima foto. L'ultima foto è una delle foto più importanti per me. Non ne ho presa una bellissima, non ne ho presa una spettacolare, ma ne ho presa una che, diciamo, dà il senso di quello che è la mia vita. La mia vita è la mia famiglia. Ovviamente mancano dei pezzi, cioè tipo manca mia sorella, manca mio cognato, manca mia madre, manca mio padre, però manca mia suocera, che è nella mia famiglia, mia cognata. Però quelle tre figure lì sono la famiglia che io adoro, che amo tantissimo. Mio marito mi è stato davvero vicino, sempre. Tra parentesi, mio marito è uno molto forte, molto molto tosto, e ogni volta, ogni tanto, no, ogni volta no, però ogni tanto gli dico: chissà se io non avessi avuto te al mio fianco, come avrei reagito? Oppure chissà se avessi avuto qualcun altro, se quest'altra persona sarebbe riuscita a sostenere il peso di avere una donna con tutti questi problemi. Quindi su questo, non voglio fare dichiarazioni d'amore a No, direttamente falle, su fa, YouTube, ma falle che fa audience, falle che fa vabbè, audience. lo sa benissimo che lo amo, lo adoro, ha un carattere orribile, ma è l'unica persona che voglio al mio fianco. E invece quell'altro, quello piccolo, quello nano, quello piccolino, è il mio bimbo, Roberto, che ha fatto 5 anni a settembre, che è una spinta, cioè sai benissimo che i figli sono la spinta proprio per risolvere tutti i problemi. E quindi niente, volevo concludere con questa, con l'idea di famiglia, che in realtà non deve per forza essere marito, madre, o figlio. Cioè, per me la famiglia è l'unione e l'amore. Quindi potrebbe, lì a fianco a me potevano esserci anche degli amici, e la cosa sarebbe andata bene lo stesso, e avrei dichiarato amore anche agli amici. Quindi non è necessario avere delle personalità già predisposte culturalmente. Non so se mi capite, se mi avete capito. Quindi non per Sì, forza sì, sì. bisogna essere sposati, lo dico proprio così chiaramente. Non per forza bisogna essere sposati, non per forza bisogna avere dei figli. L'importante è riuscire a circondarsi di persone che ti fanno stare bene e che ti fanno vivere al meglio un momento, buio della vita. Questo era in realtà il succo. Grazie mille, ti ringrazio. Vuoi dirci a che punto sei oggi? Cosa ti aspetta cosa ti aspetti e cosa ti aspetta nel futuro? Allora, nel domani non c'è certezza, dicono. Io quindi non ci voglio neanche tanto pensare. L'unica cosa che mi fa pensare al futuro è ovviamente Roberto, però sto davvero cercando di vivermi il presente nel migliore dei modi. Tra parentesi, mi sono tipo reiscritta all'università, probabilmente sono fuori di testa, non tanto per quello che sarà il futuro, ma perché volevo dimostrarmi di essere ancora in grado di fare qualcosa di davvero difficile. Cos'è che Perché studierai o studi? Ok. sto facendo scienze dell'educazione e della formazione. Perché lavorando a teatro con i bambini, andando anche negli asili, nelle scuole, mi sono resa conto che probabilmente dovevo essere un pochino più preparata. E il teatro non bastava solo il teatro. Però vabbè, comunque, la cosa era che dovevo dimostrarmi che il tamoxifeno mi aveva fregato tutto il cervello, fondamentalmente, e quindi ho deciso di intraprendere questo percorso. Non so quando lo finirò, quindi per questo ti dico che non guardo al futuro. Non so quando lo finirò e se lo finirò, al momento lo voglio portare a termine. Ma vorrei anche che
un canale come il mio e un canale come il tuo avessero la possibilità di arrivare a molte più persone. Io ho fatto recentemente con una ragazza questo discorso, che non è una questione di followers, non è una questione di volersi far vedere, è una questione di arrivare con un messaggio a più persone possibili. Soprattutto quando il messaggio è importante, come quelli che lanciamo noi, che lanciamo io e te. Noi facciamo interviste che comunque danno delle informazioni che sono davvero interessanti, ma non solo per chi ha avuto il cancro, ma per tutti quanti, ma anche per cultura in generale. Cioè, è importante. È ovvio, non è che devi sapere tutti i tipi di cancro, come sono, robe varie. No, però. Sai, un'intervista con una nutrizionista, io ho fatto un'intervista con un dietista, l'intervista con l'oncologo, col senologo, cioè col gastroenterologo, è davvero importante, è davvero importante. Quindi l'unica Concordo. cosa che Sì, spero per il futuro è proprio questa. scusami, volevo solo dire, concordo con questo. Per fortuna, purtroppo, cioè, i social ci permettono di raggiungere tante persone. La macchina dei social funziona con i like, dunque per quello che anche noi nei canali chiediamo sempre: iscrivetevi al canale, mettete like, Iscriviti al canale, condividete, certo. perché più gente fa un'azione del genere sul canale, più il social poi propone i contenuti ad È altre vero. persone, ci permette di arrivare a più persone. Dunque, approfitto, non lo dico alla fine, lo dico adesso: se non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale. Alla fine della diretta andate su quello che ti sei messo in testa, iscrivetevi al suo, condividete, insomma, fate un bel putiferio, che così YouTube ci nota. Condividete dappertutto, fate, disfate, mettete like, campanelle, non, Di tutto, e di tutto. continuate a seguirci, ecco, questa è la cosa importante. Tu prima parlavi di messaggio, Sì. io allora mi collego proprio a quello che stavo dicendo adesso. Il farsi vedere da più persone possibili ti dà la possibilità di dare più informazioni, abbiamo detto. Le informazioni sono informazioni di prevenzione anche in alcuni casi, anzi nella maggior parte dei casi, parliamo quasi sempre di prevenzione. La prevenzione può portare, se fatta in maniera corretta, alla diagnosi precoce. La diagnosi precoce può salvare la vita. Quindi in realtà questo è tutto il cerchio, ragazzi e ragazze che ci state seguendo. Visualizzazioni. Avere la possibilità di dare informazioni a più persone possibili perché noi promuoviamo informazioni, prevenzione, diagnosi precoce che può salvare la vita. Questo è il messaggio che mi piacerebbe che a voi entrasse un po' in testa oggi. Vorrei lasciarvi con queste parole che vi baleano un po' a destra e a sinistra nella testa e poi vorrei dirti solo il perché ho iniziato ad aprire il canale, cioè perché ho deciso, ho iniziato, perché ho deciso di aprire il canale, perché io mi sono sentita sola e mi sono detta, se con il canale informando avrò aiutato anche solo una persona, potrò ritenermi soddisfatta. E devo dire che da una sono diventate tante, quindi sono contentissima perché conosco tantissime ragazze, con alcune mi sento, con alcune sono diventata amica anche, le mie amiche di cancro. Anche tu diventerai un mio amico di cancro poi quando mi darai la possibilità di intervistarti. Certo, molto volentieri. Io li ho sempre chiamati onco amici, quindi Onco siamo. Sì. amici, vedi? Bene, dai, allora Jessica, io desidero veramente ringraziarti per questa bellissima ora passata insieme. È stato informativo, è stato appassionante, è stato divertente, anche emozionante. Ci sono stati anche dei momenti di serietà, perché parlare di cancro, come dico io, avere il cancro, cioè non c'è niente di divertente nell'avere il cancro, però si può prendere con spirito e Esatto, spero che stasera esatto. l'abbiamo anche dimostrato. Dunque, che dire, siamo arrivati alla fine, ringrazio Ma anche è tutti volata voi. tra parentesi quest'ora. Io. Quando ci si diverte. Io faccio solo pubblicità per le prossime due interviste. Finirò Ottobre Rosa a fine novembre. Lunedì prossimo intervisterò la dottoressa oncologa Graffeo e poi lunedì 30 intervisterò un chirurgo.
Questo dovrebbe chiudere il ciclo delle mie interviste sul tumore al seno per ora, poi pubblicherò altri video e se chi ci sta guardando volesse farsi intervistare nel formato una storia, 5 foto, un messaggio, mi contatti pure e sarò felice di parlarne con voi. Ti ringrazio ancora, ringrazio tutti voi. Tu so che saluti a tuo modo, io saluto a mio modo, quindi direi salutiamo entrambi a nostro modo. Com'è che saluti tu di solito? Allora io conto 1, 2, 3 e poi faccio forza! Lo fai con me? E poi tu fai rock and roll con me, però, eh? Certo, e io rock and roll lo facevo prima di entrare in scena a teatro. Sì, dai, ci sto. Ok. Ok. Allora, forza. Uno. Forza, 1, 2, 3, Forza! forza! E un, due, tre. E Rock and roll. rock Ciao a tutti. and roll! Ciao. Ciao!